Cito ad esempio il fatto che nelle scuole, nell'asilo e nelle scuole materne, ad esempio, non si possono somministrare bevande e cibi ai bambini se portati da casa, perché una volta che il bimbo entra nella struttura, cioè viene accolto in queste strutture, possono assumere solo cibi forniti dalle strutture stesse, proprio per una questione di sicurezza e di igiene alimentare, perché se poi il bambino ha un problema, vai a capire se la causa è quello che ha mangiato fornito dai genitori oppure fornito dalle scuole. Allora chiedo, cioè sottopongo al proponente questo emendamento, ovvero nel dispositivo del consiglio di zona invita il sindaco e la giunta togliere il punto 2 e il punto 4 e modificare di conseguenza il punto 5 aggiungendo dopo stoviglie usa e getta le parole compostabili o le stoviglie e posate riutilizzabili, cioè togliere almeno la questione delle stoviglie portate da casa, anche perché poi un giorno vedo io quando porto mio figlio a scuola, un giorno mi dimentico una cosa, un giorno mi dimentico dell'altra, cioè vedere i bimbi che arrivano a scuola già con le stoviglie, poi le devono fornire alle insegnanti, cioè viene un po' complesso. Quindi ben venga l'abbattimento dei rifiuti, però insomma cerchiamo di non di stare insomma entro certi limiti, anche perché sennò poi si complica ulteriormente la vita dei genitori e delle insegnanti e del personale che poi deve somministrare i cibi ai bambini. Grazie. Consigliere Ferrando. Sì, grazie Presidente. Beh, dunque questa mozione giunge dopo l'esperienza che abbiamo avuto del passaggio dal gastronorm in plastica al gastronorm in metallo. Ricordo a tutti voi, in quanto consiglieri e in quanto anche cittadini di questa città, che questa iniziativa ha portato a dei costi pazzeschi. Adesso io, scusatemi l'ignoranza, non ricordo dei numeri, ma credo che si abbia superato il milione di euro per questa operazione, che è dal punto di vista igienico assolutamente dubbia, quantomeno, perché il passaggio del gastronomo in metallo dà appunto informazioni raccolte da chi opera all'interno appunto delle strutture di Milano Ristorazione. La pulizia del gastronom è assolutamente problematica, a parte che appunto bisognerebbe stare a fare un bilancio ambientale sulla tematica, perché è vero che abbiamo tolto la plastica e non la ricicliamo più, ma i detergenti che vengono usati, questi non li abbiamo considerati. La pulizia dei gastronorm, si parlava appunto di aspetti igienici eccetera, è tutta da verificare e quasi sempre non è all'altezza, per cui stiamo molto attenti quando si fanno queste iniziative populistiche, perché ci si brucia facilmente le mani e soprattutto si mette le tasche dei cittadini milanesi per dei pruriti che spesso sono giustificati. Allora, io vengo da un'esperienza personale: quando ero bambino all'asilo noi avevamo le stoviglie personali e personalmente ce le portavamo da casa eccetera eccetera, ed era anche un'iniziativa interessante, la potremmo anche, come dire, riproporre, e non ci trovo nulla di negativo, anche se appunto Bina evidenzia aspetti normativi che li impedisce. Per contro, cioè se togliamo il punto 2 e il punto 4, anche l'1, il 3 e 5, allora togliamolo, perché sulla tematica delle stoviglie compostabili, allora qui si dice che ci sono delle studi, così un po' buttati lì, perché questa mozione, leggiamola, è assolutamente raffazzonata, cioè un po' improvvisata. Premesso inoltre appunto che non esistono certificazioni sulle materie sulle plastiche alimentari, cosa appunto falsa evidentemente, che le sostanze chimiche forse cedono, sono tossiche o non tossiche, cioè la plastica viene usata negli alimenti da decenni,
mi sorprende che qualcuno beva ancora l'acqua allora dalle bottiglie in plastica e non si provveda con delle bottiglie di vetro, cioè non facciamo ridere su queste tematiche. Queste plastiche sono pluricertificate e non hanno queste problematiche. Poi, se si vuole passare per altri motivi a quelle metallo, ci si può ragionare, però non si devono fare ragionamenti buttando negli occhi della gente degli elementi così non provati, non certificati. Cioè, per cui ce la si prende con le plastiche, ma sui materiali compostabili e ecocompatibili, che sono cose di recente introduzione, assolutamente, questi sì, non a prova di test, non c'è una sufficiente esperienza su questi materiali, su quello che accade a loro appunto nel contatto con le alte temperature eccetera eccetera. A questo punto se togliamo il 2 e il 4, anche l'1, il 3 andrebbe, teniamo al 5, no, perché questi sono, teniamo la 5, no, la 5 cade di per sé perché se appunto togliamo. In ogni caso è chiaro ed evidente che la mia posizione su questa mozione contraria, io credo che su questi temi bisogna essere un po' più seri, approfonditi, documentati fino in fondo, altrimenti rischia appunto quello di spendere un sacco di soldi per delle iniziative che in realtà non ottengono neanche l'obiettivo per le quali vengono portate. Grazie. Grazie. Consigliere Newsday. Grazie Presidente, io credo che sia una mozione che richieda in effetti un approfondimento perché coinvolge, diciamo, bisogna vederla un po' da aspetti diversi, sia dall'aspetto appunto delle normative che della reale risparmio dal punto di vista economico. Qui vengono portati degli esempi della giunta di Torino, di Lecco, di Lucca e di Lecco, quindi c'è qualcuno che in effetti lo sta facendo. Bisognerebbe in effetti approfondire un po' meglio tutta la mozione e come diceva il consigliere Bina, appunto, se ci sono questi problemi di normative, quello che chiedo alla proponente è se queste due proposte del dispositivo sono prese da altre esperienze o se invece diciamo sono state un po' dettate dal buon senso. Quindi diciamo che perlomeno è sicuramente una proposta che va valutata, ma discutibile, forse in effetti il posto migliore era una commissione per permettere ai commissari di approfondire, di prepararsi in modo più adeguato. Grazie. Vicepresidente Lo Consolo. Grazie Presidente. Premetto che io invece vedo favorevolmente la riduzione sensibile della plastica nelle mense milanesi. In particolare faccio parte di quel gruppo di pressione che ha lottato per quel cambiamento, sicuramente costoso, delle gastronorm dalla plastica all'inox. Sicuramente costoso perché le gastronorm in inox che erano in uso sono sparite, nel senso che sono sparite dalla circolazione a un certo punto e di loro purtroppo non si conosce il destino. Per quanto invece riguarda le gastronorm di plastica, erano visibili a tutti che si deformavano in modo gravissimo a contatto col calore elevato dei cibi. La ex vice sindaco Guida aveva sulla scrivania una gastronorm che gli avevamo consegnato, che era visibilmente deformata e non era che un esempio. In qualunque sacchetto di spazzatura fuori dalle mense voi aveste frugato,
avreste trovato gastronorm gravemente deformate, segno evidente che non erano adatte a tenere una temperatura di questo genere, perché se fossero state adatte non si sarebbero deformate. Detto questo, invece, nel caso della plastica, Milano ha fatto degli altri tentativi. Ricordo che all'inizio di Milano Ristorazione, nel 2001-2002, si era utilizzata una ditta che garantiva il ritiro della plastica usata, che portava in un impianto di Novara dove venivano trasformati in materiali per l'edilizia, sostanzialmente film in plastica, eccetera, che venivano, naturalmente non si riutilizzava in campo alimentare, ma in campo edile si poteva riutilizzare questa plastica. Il costo però di ogni piatto veniva caricato della cifra che corrispondeva al ritiro e appunto al riciclaggio di questo materiale. Quindi in un momento di taglio di costi si decise di tagliare anche questo e si passò a questo prodotto di livello inferiore che non ha nessun tipo di riciclaggio possibile. Nel frattempo, e si parla, erano già esistenti anche allora, il Mater-B è stato controllato e messo in commercio regolarmente. Il fatto che noi nei supermercati di tutta Italia possiamo trovare piatti di Mater-B significa che i piatti di Mater-B sono stati considerati sicuri perlomeno quanto i piatti di plastica normali, non riciclabili. Di conseguenza, è vero che noi abbiamo trattato questo argomento quando è venuta la dottoressa Iacono. La dottoressa Iacono ha detto che stavano semplicemente, la presidente di Milano Ristorazione, la presidente ha detto semplicemente che stavano pensando a delle possibili soluzioni con questa mozione. Eventualmente con i suggerimenti posti con gli emendamenti proposti da Bina, secondo me noi possiamo fare un'utile opera di pressione per cercare di ragionare su questo tema, perché obiettivamente nel corso di quest'anno abbiamo inserito la raccolta dell'umido, stiamo come città operando in una direzione della riduzione dei rifiuti, non possiamo pensare che 85.000 set piatto fondo, bicchiere e posate ogni giorno finiscano nella spazzatura. Cioè è una cifra enorme che, calcolata per il numero dei giorni dei bambini che i bambini vanno a scuola, ne fa una montagna all'anno. Grazie. Grazie Vicepresidente Roconsolo, consigliere capogruppo Parise. Sì, grazie Presidente, io l'ho provato a guardare, li ho ascoltato prima quasi tutti. Io penso che in fondo ci sia questa vetero battaglia ideologica contro la plastica. La plastica è vita. Da quando hanno inventato la plastica monouso sono diminuiti dell'80% le infezioni post-operatorie. Io vi faccio solo questa battuta perché se abbiamo un sacco di gente viva è proprio grazie alla plastica. La plastica non è il demonio. Il costo di lavaggio e l'acqua sporca di detersivo che viene poi buttata dai fiumi inquina almeno 1000 volte di più, perché quella poi rimane non biodegradabile per un 20% per almeno 100 anni, che non mandare tutto fosse anche solo il 5% e sempre di più che non riciclare o incenerire della plastica. Io credo che costi ossessivi, tipo lavare, tipo cambiare la forma, eccetera, non c'è niente di male, sono piatti monouso, fa parte del costo, vengono eliminati e vengono smaltiti. Purtroppo un'alternativa più economica e più, come possiamo dire, e più sicura in questo momento non c'è. Possiamo girarci intorno 1000 volte, l'avete ammesso voi adesso che sono stati fatti dei tentativi di riciclo eccetera, ma i costi erano elevatissimi, quindi io credo che l'utilizzo della plastica in questo momento sia la cosa migliore da fare, quindi il mio voto sarà contrario. Grazie. Capogruppo Illuzzo. Grazie Presidente.
faccio salvo le osservazioni fatte dai consiglieri che mi hanno preceduto. Si dà per assodato nella mozione che la plastica sia di per sé nociva, non viene riportato nessun dato a corroborare queste cose, siamo solo dei rumors, delle relazioni, ricordano un po' i blog di La Terza, scusate la citazione, cioè non c'è alcun dato certo. Si fa riferimento a una direttiva quadro sui rifiuti della Comunità Europea, che do per vero che sia questo il contenuto della direttiva quadro, che sia giusto, dove però non si cita la plastica. Dice ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, e stabilisce la gerarchia. Ma non si parla della plastica, cioè a livello europeo non è che dicono ridurre la plastica perché inquina, qua dice semplicemente di fare attenzione all'ambiente. Beh, come sempre la Comunità Europea ci dà delle perle incredibili. Quello che io dico, per cui questa è una battaglia assolutamente di carattere ideologico. Tanto più, mi risponderai dopo quando è finito, tanto più che appunto la consigliera Santoyemma nei suoi premessi non mi cita alcun dato che testimoni questo. Il passaggio alla gastronom d'acciaio è stata una scelta scellerata, ma non lo dico io, l'ha detto, se state attenti, e vedete le registrazioni, la presidente Iacono, quando è venuta qui, che ha detto: se fosse per me, io quell'investimento lì non l'avrei mai fatto, avremmo speso un sacco di soldi buttati via con questa scelta ideologica, come un sacco di soldi buttati via con la scelta ideologica dei vari menù, che quelli sì sono il vero spreco di Milano Ristorazione, menù dove hanno il 99% di menù che vengono buttati quando ci sono le varie giornate che vengono fatte vegane piuttosto che altro. E questo ha procurato per il primo anno, da quando c'è una ristorazione, un bilancio in rosso. Adesso, quando verrà pubblicato il bilancio, vedremo, ci sarà veramente da divertirsi, anzi sarà da preoccuparsi, visto che poi dovremo ripagare noi con ulteriori tasse che ci metterà il nostro sindaco. Per cui, dal mio punto di vista, ma da parte del nostro gruppo, sicuramente il voto sarà contrario. Grazie. Capogruppo Perego. Sì. Grazie Presidente, non voglio entrare in diatribe pro contro plastica, vorrei semplicemente limitarmi a chiedere se veramente non è solo una questione ideologica. La consigliera Santoyemma ha dato la possibilità a tutti noi di analizzare meglio, più completamente, più concretamente, con dei dati certi, non soltanto con qualche indicazione buttata giù lì in una mozione improvvisata che non ha riferimenti certi, invitandola a ritirarla e magari a discuterla in commissione, dove possiamo magari trovare quella condivisione che questa sera palesemente non possiamo trovare. Se voi volete a tutti i costi fare per l'ennesima volta una forzatura, non aprirvi al confronto, non dare possibilità di discutere un argomento, non nego, importante, perché riguarda anche comunque la salute dei nostri figli, fatelo, non avete senz'altro il nostro voto. Per quello io vi rinnovo l'invito alla consigliera Santoyemma a ritirare la mozione, consentire alla Presidente e lo Consolo di mettere all'ordine del giorno di una delle prossime commissioni, discuterla più compiutamente, magari anche con degli esperti presenti che ci possono meglio indicare quali sono le differenze di costi, di qualità del servizio che deriva da una scelta o dall'altra, e poi riportarla in delibera con una delibera che magari potrà trovare una più ampia condivisione. Grazie. Già intervenuto sull'argomento. Sì, la richiesta di ritiro della mozione. Quindi mi associo al capogruppo Perego, come avevo anticipato, visto, osservando, proprio perché la mozione non era stata trattata dalla commissione, chiedo alla consigliera Santoyemma di ritirare la mozione e diciamo di discuterla in commissione educazione, avendo più dati, o educazione e ambiente eventualmente. Presidente Santoyemma. Grazie Presidente. Allora io non ritiro la mozione, perché altrimenti tutte le vostre mozioni sulla mobilità le dovremmo tutte discutere in commissione territorio. Io non ritiro la mia mozione, per cui poi le gastrom è stata una scelta molto importante, quella di aver sostituito la plastica con l'acciaio, perché forse
forse voi non siete mai stati in mezzo, mi spiace anche per te, consigliere, per lei, consigliere Luzzi, che non del voi perché c'era anche di mezzo il tuo collega. Non sei mai stato in mezzo, però le gastro erano tutte deformate, inoltre c'erano anche dei pezzetti di plastica che finivano all'interno delle minestre ed era veramente importante sostituirle, perché se la plastica si deforma rilascia delle sostanze tossiche, delle sostanze, e l'ha detto in una conferenza uno specialista di Milano di ristorazione, era presente la rappresentanza, io faccio parte della rappresentanza. Anche i piatti caldi, non è bello mangiare un risotto bollente in un piatto di plastica, perché il piatto di plastica si deforma anche con il risotto, con il... Consiglieri, avete fatto il vostro intervento? O con il brodo. Il piatto si deforma. Il piatto si deforma. Bravo. Dove parla? Non so se avete finito, visto che ho due minuti fa, no, un quarto d'ora fa, ho detto di mantenere un atteggiamento decoroso all'interno dell'aula. Non vedo parole assolutamente al vento. Comunque anche Milano Ristorazione sembra essere sensibile all'argomento, perché proprio ieri è pubblicato sul sito una manifestazione di interesse per raccogliere i dati sulle ditte, sulle società che possono fornire delle stoviglie compostabili. Io penso che non voglio io trovare una soluzione al problema, voglio soltanto sollevare la questione, per cui accetto gli emendamenti di Bina. Niente. Ok, grazie. Capogruppo Perego. Sì, grazie per dichiarazione di voto. Dato che abbiamo avuto un'ennesima dimostrazione da parte della consigliera Santoiem che la sua è solo una battaglia ideologica, per nulla tesa ad un confronto e una capacità di discussione nei confronti degli altri, degli argomenti che vuole trattare, il nostro voto non potrà essere che palesemente contrario. Se vuole votarsela con la sua maggioranza, come fa sempre senza aprirsi agli altri, lo faccia e votatela. Capogruppo La Terza. Per dichiarazione di voto, mi spiace tantissimo, voteremo contro, perché proprio è un argomento che ci appassiona tanto e avremmo voluto approfondirlo, anziché approfondirlo in commissione. Ma guarda che allora, scusami, sono stato io il primo a sottolinearti. Consiglieri, per favore, fa il suo intervento, gli spetta, deve fare dichiarazione di voto. 30 secondi. Oh, 30 secondi. Ma direi di non presentare nulla che fai prima. Non prendete portala in commissione. L'approfondiamo. Allora, capogruppo Vida no. Sì, dunque io faccio la dichiarazione di voto e dico che il nostro gruppo vota a favore di questa mozione. E poi io vorrei veramente, perché io rispetto tutti, ho rispetto di tutti, anche se delle volte mi arrabbio, voi vi riempite la bocca con questa storia del... è una mozione ideologica. Ma cosa vuol dire ideologica? Che è una mozione di sinistra perché la plastica è di sinistra. Cioè la plastica è di destra e il vetro è di destra, ma vi rendete conto di quello che dico? Che dite? Ma siete un po' meno ridicoli, è il capogruppo La Terza, invece dico, la Presidente Santoiem ha già detto che non ritira la mozione, dato che qua non siamo in questura, non insista a cercare di dire ma perché non la porti in commissione, ma perché non l'hai discussa in commissione? Per favore, cioè voglio dire, qui non siamo al Parlamento italiano dove voi dite le vostre cazzate. Consigliere Ferrando.
Grazie, sì, per dichiarazione di voto. Questa è una mozione ideologica. Ideologica si intende che uno applica una teoria e non la vuole mettere al giudizio dei fatti. Questo vuol dire, capogruppo Viganò. A me spiace che lei perda il controllo, perché l'ho sempre stimata. Se si fosse disponibili ad approfondire in modo onesto queste tematiche, non si porterebbe al voto una vergognosa mozione scritta coi piedi. Per cui il nostro gruppo la voterà convintamente in modo contrario, e mi spiace che il Partito Democratico, che dimostra invece sensibilità sui temi, cioè desiderio di andare a fondo, approfondire, capire, invece che andare dietro a delle prese di iniziativa così appunto raffazzonate, mi spiace che il Partito Democratico non sia disponibile a un confronto, perché qui siamo stati a chiedere un confronto, non certo a dire che la verità ce l'avamo noi, per cui il nostro voto sarà contrario. Grazie. Signor Paese, già intervenuto per... Sì, beh, dichiarazione di voto. L'ha già fatta prima. No, l'ha devo già aggiungere, sì, no, lo ridichiaro con un rafforzativo. No, l'ha già dichiarato? Sì, no, ma sono cambiate le caratteristiche, perché... Uno può anche cambiare idea, poi dopo che ha sentito la discussione può anche cambiare idea, Presidente. Non è quindi che... vota a favore? No, voto contro. Però... Allora ha fatto dichiarazione di no, voto. Però c'è stato un evento, visto che è stata fatta la domanda se la plastica è di sinistra. Vabbè, Victor Standinger è un tedesco che nel 1920 disegnò il polimero della plastica e non era di sinistra. Grazie. Consigliere Abbiati. Ero per dichiarazioni di voto anch'io, in dissenso col mio capogruppo, visto che la tematica mi appassiona particolarmente e anch'io avrei voluto discuterne approfonditamente davanti a dei tecnici e non con una mozione che potrebbe andare bene o non bene, ma avrei voluto avere valutazioni ulteriori magari da parte di chi questa materia la porta avanti, come le citazioni che ha fatto il capogruppo Illuzzi. Ha detto delle cose riportando frasi di altre persone, pertanto io speravo e auspicavo di discuterne in commissione per avere maggiori elementi per decidere, pertanto mi asterrò da votare questa... Non voto, esatto. Mettiamo in votazione... No, si astiene o non voto? Non voto, mi asterrò dalla votazione, quindi non voto. Mettiamo in votazione la mozione con gli emendamenti presentati dal consigliere Bina. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 36, favorevoli 21, contrari 12, astenuti 3, approvato. Passiamo al punto successivo, il punto numero 2. Parere concernente il permesso di costruire relativo alla manutenzione straordinaria delle facciate di Viale della Liberazione 16-18. La parola al Presidente della Commissione Territorio, Luca Simi. Grazie, sì, qui ci sono due questioni da affrontare dal punto di vista, diciamo così, tecnico, che in realtà non è solo manutenzione straordinaria delle facciate, ma è anche recupero volume articolo 3.1 piano casa e SLP premiale 5% articolo 3.2, è rimasto nel computer, e inoltre non è un permesso a sanatoria ma è un permesso di costruire, punto, vada a leggere così come modificato. Relazione: la commissione territorio, a seguito della riunione tenutasi in data 13 gennaio 2014, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere negativo in merito al permesso di costruire, non in sanatoria, relativo alla manutenzione straordinaria delle facciate di Viale della Liberazione numero 16-18 e intervento di recupero ai sensi della legge regionale 12-2012. Trattasi di un intervento di recupero ai sensi della legge regionale 12-2012 piano casa, che riguarda anche l'ampliamento del 5% dell'SLP quale premialità per il recupero energetico dell'edificio. Il progetto prevede la realizzazione di due ulteriori piani fuori terra, quale ristrutturazione dell'edificio che passa da 9 a 11 piani fuori terra. La Commissione ha valutato negativamente la sopraelevazione dell'edificio posto ad angolo tra il Viale della Liberazione e Piazza Einaudi, che contrasta con gli edifici limitrofi che costituiscono insieme all'edificio oggetto di sopraelevazione un unico skyline.
Inoltre il frontespizio cieco verso la via Bordoni, pur arretrando la facciata cieca, non viene risolto architettonicamente con l'apertura di nuovi serramenti. Complessivamente l'intervento di sopralzo di due piani fuori terra non si inserisce nel contesto socioambientale preesistente, modificando i caratteri di unitarietà dell'edificazione di Piazza Einaudi e realizzata con il progetto del centro direzionale della fine degli anni 50, che caratterizza un pezzo di storia della nostra città. Voglio pertanto codesto onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Consigliere Tagliabue. Sì, solo per dire che è un parere negativo che lascia molto il tempo che trova, nel senso che le motivazioni addotte, qual è il punto? Scusate, io non lo... è il 2, no? Quindi sono sul punto giusto. Cioè, praticamente è una roba che la proposta progettuale ripropone esattamente lo stesso movimento architettonico della costruzione esistente, no? E un parere espresso in questa forma qua, nel senso di dire non risolve la facciata, ma non la risolve perché non è oggetto dell'intervento. Cioè la facciata cieca senza finestre, tale deve rimanere, non viene risolta perché l'intervento riguarda solo gli ultimi due piani, non è motivo di oggetto di intervento. E gli ultimi due piani, e se questo lo chiede perché la norma del piano, non del piano regolatore, ma il piano di governo del territorio glielo consente, è nel suo pieno diritto chiederlo. E se sta nelle regole è nostro dovere consentirlo. Perché non può esserci un parere negativo dicendo che non si conforma con l'unità del paesaggio, è una balla, perché è esattamente uguale. Quindi a qualcuno ha avuto dei sentimenti poco consoni, perché è bello dire di no a chi vuol costruire, vabbè, facciamolo, però questa roba qua vuol dire solo far rallentare la pratica nel tempo di farla passare in commissione consiliare e basta, ma non è un servizio che noi stiamo dando, non è una cosa positiva questa, perché se c'è una pratica che, come dire, merita la positività è esattamente questa, quella che vedremo dopo magari no, ma questa assolutamente ha tutti i canoni per adesso, e quindi il parere mio sarà negativo al parere negativo. Presidente Simi. Niente, l'abbiamo già discusso e ampiamente visto in commissione. Il progetto è innanzitutto un progetto piano casa, quindi ha, rispetto al PGT, ha la possibilità di modificare alcuni parametri di prescrizione del PGT. Ma la questione, al di là di questo, visto che il nostro, come dicevamo, abbiamo discusso anche molte altre volte in commissione, ha, il nostro parere, dico, ha delle caratteristiche, non dico indefinite, ma definite male, diciamo così. Quando noi diamo il parere socioambientale per un progetto edilizio, non è così immediata l'individuazione dei punti critici che sui quali possiamo intervenire. Detto questo, e visto il progetto che alza lo spigolo di quell'angolo della piazza di due piani, quando tutto l'edificato ha un'altezza di due piani appunto più bassa, sosteniamo che l'unitarietà di quel contesto urbano viene a modificarsi in maniera significativa. Ora, siccome non abbiamo questa possibilità di dare il parere socioambientale in base a dei criteri che individuano la qualità urbana, evidentemente possiamo permetterci di non sottostare a dei parametri rigidi nei confronti anche della normativa, come diceva prima il consigliere Tagliabue, del PGT. Devo precisare che questo è un piano casa, quindi va in deroga alle normative del PGT e quindi non ha diciamo così, la necessità di verificare questi parametri, per cui se il PGT prescrive per quell'ambito una normativa morfologica, il piano casa la può
evidentemente bypassare. Detto questo, siccome il piano casa consente, il fatto che consenta di fare qualcosa, chiamiamolo in deroga, non significa che da un punto di vista, poi vedremo anche la commissione paesistica cosa dice, perché potrebbe tranquillamente bocciare il progetto, la commissione paesistica, per motivi di corretto inserimento all'interno dello skyline urbano. Ecco. Detto questo, siccome anche la commissione edilizia su questo tema è libera di esprimere il parere, in quel caso di corretto inserimento morfologico, noi abbiamo la potestà di dare un parere socioambientale in questi termini, per cui è evidente che non possiamo non essere d'accordo, ma non dovendo sottostare a un articolo di regolamento preciso che dice che deve stare sotto i 35 metri, faccio per esempio, e il caso potrebbe essere corretto, abbiamo questa potestà e l'esercitiamo, poi vedremo. Mi spiace per il presentatore, se la commissione paesistica gli darà parere favorevole andrà in commissione consigliare, se la commissione paesistica gli darà parere negativo rifà il progetto. Però questo è un problema che abbiamo già affrontato e che sappiamo che ha queste caratteristiche, però fa parte delle regole del gioco. Grazie. Cioè, chi è che stabilisce che se abbiamo una piazza tutti a 15 piani fuori terra, 17 stanno male? Cioè, non c'è scritto nessuna parte che dobbiamo essere due. Comunque sono d'accordo con quello che ha detto Silvia. Mettiamo in votazione. Vediamo la votazione. Presenti 36, favorevoli 30, contrari 6, astensione approvato. Passiamo al punto numero 3, per efficientemente permesso di costruire relativo alla realizzazione del passaggio coperto in via Comma 2. La parola sempre al Presidente della Commissione Territorio. Allora, questo parere è relativo a un intervento di un piccolo edificio di 3 piani fuori terra e l'intervento è al primo piano, è una casa a ballatoio, diciamo così, precedentemente a questa pratica è stato realizzato sul ballatoio, è stato realizzato una specie di tamponamento davanti al balcone, ma senza la copertura. Questa pratica riguarda esclusivamente la posa di un pannello sopra il ballatoio per consentire la chiusura che non ci piova più dentro al ballatoio, diventa di fatto parte integrante dell'unità abitativa e questo ballatoio diventa il corridoio dell'appartamento che serve per collegare il bagno con il resto delle stanze. In pratica è quello che si dice una superfettazione di un vecchio edificio. Allora, la Commissione Territorio, a seguito della riunione tenutasi in data 13 gennaio 2014, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere negativo in merito al permesso di costruire in sanatoria relativo alla realizzazione di un passaggio coperto, ballatoio, di un appartamento posto al primo piano dello stabile di via Cuma 2. Trattasi di un intervento di recupero ai sensi della legge regionale 12, piano casa, che riguarda la trasformazione di un ballatoio in un disimpegno dell'unità abitativa esistente. L'intervento consolida una superfettazione preesistente, oggetto di via precedente, e non si armonizza con l'edificio nel suo complesso, da un punto di vista socioambientale. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Solo per dire che questo è un esempio di parere che invece va bene per dire che quell'edificio, perché qualsiasi uomo vedente capisce che non c'entra niente quell'intervento con quella che è la struttura armoniosa e esistente. Questo va bene, ma quella di prima è una bufalata, questa va bene. Stiamo in votazione il parere.
Punto numero 3. Chiudiamo la votazione. Presenti 36, favorevoli 36, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 4. Parere relativo agli orari di apertura e chiusura dei cancelli d'ingresso dell'area verde attrezzata, compresa tra via Silvestri e via Fulvio Testi, e contestuale individuazione dei criteri per l'apertura di tutti i giardini di parchi della zona 9. Grazie Presidente. Onorevole Consiglio, la Commissione Ambiente, riunitasi nei giorni 10 dicembre e 7 gennaio, ha preso in esame la richiesta pervenuta con atti del 13 novembre del settore verde e agricoltura, l'individuazione degli orari di apertura e chiusura dei cancelli dell'area verde attrezzata tra le vie Silvestri e Fulvio Testi, recentemente recintata. Dopo ampia disamina, che ha portato ad una proposta di rivalutazione più ampia di tutti gli orari adottati nei diversi spazi pubblici recintati della nostra zona, allo scopo di integrare, precisare meglio ed inevitabilmente superare la precedente delibera di questo Consiglio di zona, la numero 220 del 5 luglio 2012, con la quale si richiedeva di uniformare il più possibile i periodi di fruizione delle aree pubbliche recintate, la Commissione ha individuato i seguenti criteri di classificazione. Non ve li leggo, sono chiaramente visibili. E per ciascuna di queste ha formulato il seguente schema di orari per l'apertura e chiusura dei cancelli. In particolare per l'area Silvestri Testi, essendo questa vicina a Caseggiati e quindi classificandola tipo 2, si è proposto di adottare il seguente schema orario. E anche qui sono ben evidenti gli intervalli di fruizione. I lavori di commissione e maggioranza hanno dunque portato a proporre la tabella oraria riepilogativa sottoriportata, nella quale in particolare si segnala per i due spazi contigui Fondazione Catella Incubatore dell'Arte è stato preferito formulare per il momento e in via cautelativa una proposta di orari provvisori in attesa che venga realizzato l'adiacente nuovo parco della Biblioteca degli Alberi. In tale occasione saranno probabilmente assegnati gli orari definitivi che per entrambi dovrebbero fare riferimento alla tipologia 6. Si è infine anche rilevato che nel giardino Zanoli a Stesani è stata realizzata un'uscita di emergenza per la linea metropolitana M3 e che probabilmente questa dovrebbe trovarsi all'esterno della recinzione. Se ne rimanda comunque valutazione al settore competente. Segue la tabella riepilogativa per ogni giardino degli orari proposti in base alla classificazione che è stata fatta per ogni giardino. Pertanto chiediamo, voglio pertanto con questo onorevole consiglio provare quanto sopra descritto. Grazie Presidente Motta, capogruppo Melone. Grazie Presidente. Vorrei ringraziare Presidente Motta per il grande lavoro di analisi che ha fatto e ci ha condotto attraverso tre sedute della Commissione per verificare e cercare di informare di apertura delle aree verdi, però io personalmente ritengo che questo sforzo abbia prodotto sette categorie che sono difficilmente comprensibili dal cittadino milanese, cioè che le aree verdi possano avere sette tipi di orari diversi è una cosa francamente incomprensibile almeno a me come cittadina media milanese. Dovendo andare ai giardini, passare attraverso i giardini, mi piacerebbe avere semmai due orari. I grandi parchi hanno un'apertura alla mattina molto presto e rimandano a me fino a tardi la sera, e dei parchi di quartiere, dei giardini di quartiere che hanno un orario magari per tutta la sera, ma non capisco perché la mattina non possono aprire anche presto, quando la gente può andare a fare ginnastica, a fare footing, a fare spazio al cane, a fare tutte quelle attività che si possono fare nei giardini. Questo perché i giardini sono un bene pubblico, sono un bene pubblico che dobbiamo sottrarre al piccolo egoismo di chi abita vicino al giardino, perché c'è questa continuazione dei piccoli egoismi quotidiani che uno ha, per cui c'è il giardino, anziché essere contento di avere il giardino proprio sotto casa, non vuole che qualcuno ci vada, perché gli può dare fastidio. Adesso qualcuno
usa il problema del giardino bisogna intervenire perché viene usato, ma non bisogna limitare l'uso perché è un bene comune, è un bene a disposizione di tutti e quindi dovrebbe essere aperto per il maggior numero di ore possibile compatibilmente con l'uso. Per cui 7 categorie mi sembrano troppe. Grazie. Capogruppo Vigano. Sì, come abbiamo detto la capogruppo Melone, tre commissioni molto partecipate, molto animate, un grande lavoro da parte del Presidente Motta. Dopodiché io faccio una considerazione, però io credo che il Presidente Motta abbia fatto si sia dato da fare in una maniera encomiabile, ma questo l'ha detto già anche la Melone, nel senso che non si è solo limitato a fare un elenco e a portarlo qua, no? Tra una commissione e l'altra si è preoccupato, io sono suo vicepresidente, lo so, lo sapete anche voi, si è preoccupato di dare il maggior numero di informazioni possibili ai commissari. Quando in commissione abbiamo visto che non si trovava un accordo, cioè che non eravamo tutti concordi sugli orari, così il Presidente Motta, anziché chiudere e dire va bene, ok, andiamo in consiglio, ha dato un'ulteriore possibilità ai commissari di discutere nuovamente questi orari. Allora io voglio dire, d'accordo con quello che dice Anna Melone, però allora io porto il cane ai giardinetti di via Candiani che sono qua in fondo alla strada, ci sono una ventina di persone che portano il cane insieme a me. Se voi parlate con ognuna di queste persone sull'orario di apertura e di chiusura dei giardini, non ce n'è una che dica un orario uguale ad un altro. Allora forse ha ragione la capogruppo Melone, cioè il discorso è molto semplice, noi non possiamo dare statuti perché noi non siamo in un condominio, siamo in un consiglio di zona, dobbiamo prendere delle decisioni. Allora la soluzione, la decisione è quella che a me dispiace, però voglio dire, può accontentare il 60% delle persone e scontentare il 40%. Io comunque una decisione la devo prendere. Per cui lui ha fatto tutto il possibile cercando di diversificare al massimo e sono convinto che anche dopo aver fatto questa diversificazione troverà qualcuno che gli dice no, ma a me, da dove io devo portare il cane la sera alle 9 e poi devo andarmi a fare una canna alle 10? Cioè mi interessa che il giardino stia aperto un'ora in più, poi c'è quello che c'è il bambino da portare alle 7. Non possiamo dare retta a tutti. Per cui voglio dire, dopo tre commissioni, per dire, sì c'è anche chi si fa il cane, non ci viene di male. Dopo di Dopodiché voglio dire, io inviterei veramente ad accettare e a votare quello che il Presidente Motta propone, senza però un'ulteriore discussione e fare la quarta, quinta commissione. Grazie. Consigliere Ferrario. Presidente, così facciamo la quarta commissione. No, evidenzio solo un tema in merito alla questione, perché bisogna fare i conti poi con la realtà. Cioè ci sono 75 tipi di orari, perché ci sono appunto tante tipologie di giardini e poi ci sono i giardini che sono gestiti dal comune e gestiti che sono gestiti invece dai privati, cioè dai condomini che hanno fatto quel giardino, cioè dal condomini che abitano nei palazzi costruiti che però nelle urbanizzazioni hanno fatto quei giardini. Ora, quei condomini pagano la gestione del giardino. Quei condomini pagano direttamente, per cui quando si solleva la tematica dell'orario dicono ok, però se io devo tenere aperto 2 ore in più devo pagare 2 ore in più.
Allora, devo pagare 2 euro più la persona che poi mi deve uscire per chiudere il giardino, eccetera, eccetera. Questo non è una cosa che mi invento io, Carmelone, che scuote la testa e borbotta. Io non posso il giardino Grazioli, Zambelli, è questo, no? Cassellini Cassellini. Per esempio, appunto, è gestito dai condomini e già avevano interpellato alcuni di noi perché gli era stato indicato che dovevano allungare l'orario e questo avrebbe comportato per loro una serie di oneri, eccetera, eccetera. Per cui sappiamo tutti che ci sono anche questo tipo di problematiche. Infatti volevo chiedere questo giardino dunque come vede variato la propria proprio orario e se dunque ci troveremo settimana prossima quelli di Scarsellini qua a protestare, a spiegare le loro esigenze, perché appunto dico alla consigliera Melone che viviamo in una città difficile, a piacerebbe a tutti evitare in cima al Monte Bianco una bella prateria dove ti apri la porta e hai il tuo bel esatto. Invece dobbiamo gestire una città che ha tante problematiche e questo è il motivo per cui le cose sono complesse, altrimenti appunto si fa come con le gastronomie, teniamo fuori un milione e via, e un altro giro di giostra. Per cui il lavoro penso che abbia portato a queste 7 tipologie perché comunque c'è una complessità da gestire e apprezzo anche il lavoro fatto dal Presidente. A cui chiedo comunque risposta alle questioni. Grazie. Se non ci sono altri interventi, do la parola al Presidente Motta per le repliche. Sì, semplicemente rispondo alle 2 osservazioni fatte. Allora, può sembrare che siano tante 7 categorie, ma a guardar bene di fatto le più numerose e quelle effettivamente di peso, diciamo così, sono 3, tipo 1, tipo 2 e tipo 4, ovvero i giardini generici, l'area verde generica, l'area verde vicina ai caseggiati e l'area verde con cani, con area cani liberi all'interno. Le altre sono casi molto particolari che esistono e che per i quali sono è natura intrinseca un orario diverso, perché il tipo 0 è il semplice campo gioco che ha degli orari di natura completamente diversa da quelli di un giardino in area verde. Il tipo 3, e in zona ne abbiamo uno solo, sono quei giardini che hanno all'interno una struttura educativa per cui è legata agli orari che fa in questo caso un asilo, non può essere chiuso prima delle 18 perché l'asilo fa l'orario fino a quell'ora, anche d'inverno, e quindi ha degli orari particolari. E la sera conviene non resti aperto troppo a lungo per permettere il mantenimento decoroso dell'aria intorno alla struttura, visto che è sfruttata anche dai bambini. Il tipo 6 e il tipo 7, il tipo 7 è unicamente il parco di Villa Litta dove c'è dentro una biblioteca, per cui gli orari devono essere i più estesi possibili, non possono essere paragonati ad altri. Così come il tipo 5 sono le aree con servitù, per cui è obbligatorio tenere aperto perché c'è un passaggio e quindi gli orari sono per tutti i 12 mesi dell'anno quelli. Quindi di fatto le tipologie effettive e che per la maggior parte delle volte vedremo attribuire ai giardini sono 3, dove il grosso della differenza sta nel periodo estivo, perché con l'area cani si tende a mantenere aperto un'ora più che le altre zone, ma per essere più precisi effettivamente l'unica attenzione è stata quella di chiedere una chiusura anticipata di circa un'ora nel periodo estivo per i giardini in prossimità dei caseggiati, vale a dire quelli che nella stragrande maggioranza delle volte sono stati realizzati a scompiuto oneri, perché vengono proprio realizzati a ridosso delle abitazioni. Per venire invece alla segnalazione del consigliere Ferrando, è chiara la problematica, correggo solo una cosa: il costo non è imputato dalle ore di apertura in più,
ma semplicemente dal fatto che di solito il gestore privato, per maggior tranquillità propria, si affida nelle operazioni di apertura, ma in particolare per quelle di chiusura, a delle guardie giurate. Le guardie giurate hanno il costo d'uscita semplicemente a qualunque ora essa sia successiva alle 8 di sera piuttosto elevato, perché è una tariffa notturna, di servizio in ora notturna. Quindi rispetto alla chiusura alle 8 serale, lamentavano il fatto che un costo di chiusura alle 10, ma poteva benissimo essere alle 8 e mezza, perché la fascia oraria notturna parte dalle 8, ha costo maggiore. Quindi non è tanto l'ora scelta il problema, ma il fatto che questa avvenga dopo le 8. Allora, dato per scontato che comunque un giardino, far chiudere un giardino alle 8 di sera in estate, dopo le 8 di sera in estate, mi sembra prassi e naturale, il problema effettivo per questo giardino citato in particolare, ma probabilmente anche per un paio di altri, è che l'affido della chiusura era fatta ad una guardia giurata. Comunque, nella fattispecie, oltre al sopralluogo che abbiamo avuto in loco, abbiamo incontrato la cooperativa che gestisce e abbiamo suggerito loro di contattare ANSA, perché ANSA fa il servizio su tutti i parchi comunali e lo presta anche a pagamento, ovviamente, per i privati, con costi effettivamente diversi dalla guardia giurata. Quindi questo ha fatto rientrare comunque la criticità dei costi, per cui non dovrebbe sorgere alcun allarmismo da parte di nessun giardino. Possiamo mettere in votazione il punto discusso? Vediamo la votazione. 337, sono 234, votare 1, se non si può approvare. Passiamo al punto numero 5, approvazione delle linee programmatiche per la comunicazione della Commissione Politica di Salute. La parola presidente della Commissione, Roberto Leone. Grazie. Io propongo, se siete d'accordo, la consiglieri, proprio per magari avere più tempo per un'eventuale discussione, di non leggere tutta la relazione, ma di leggere solamente l'ultima parte, che è, come dire, una dichiarazione di intenti che vorremmo fare come commissione e che riguarda la proposta di priorità e di importanza per progetti della commissione del 2014. Quest'anno vorremmo proporre un modo forse più efficace per sviluppare l'attività della commissione, per coinvolgere effettivamente tutti quelli progetti in proprio dei commissari. Abbiamo pensato di sottoporre alcuni progetti che a parere nostro meritano un maggiore interesse e si sviluppano in modo più concreto verso i nostri concittadini, andando incontro alle loro esigenze e necessità più marcate. I progetti e le attività sono: A. Lo sportello Alzheimer ed Alzheimer Caffè. B. L'università della terza età. C. Corretta e sana alimentazione, anche e soprattutto come forma di prevenzione per malattie come ad esempio la bulimia, l'obesità, l'anoressia, eccetera. Lotta alla povertà e precarietà economica e sociale anche sotto forma di aiuto economico alimentare di questi anni. E progetto di prevenzione e sensibilizzazione per i pazienti, giovani e adulti che soffrono problemi di salute mentale. F. Lotta contro le ludopatie, il gioco d'azzardo e tutte le dipendenze vecchie e nuove che affliggono i nostri concittadini di tutte le età. Su questo tema punteremo specialmente sull'età giovanile per educare meglio a questa problematica. G. Giornata di sensibilizzazione di tutte le forme di sclerosi e di alcune malattie che sono sintomatiche in modo specifico della donna. Volevo prima nella comunicazione avvenuticata di avvisarvi che il 24 di gennaio
inizia all'inizio al Teatro EFO, il corso Buenos Aires, il terzo forum delle politiche sociali, e sul sito del Comune di Milano c'è tutto il programma della settimana, quindi chi volesse, chi è interessato allo sviluppo di tutti i temi che verranno trattati dal forum delle politiche sociali può trovarlo sul sito. Grazie Presidente Meloni, capogruppo Padre. Sì, grazie. Allora, io provato, me la sono letta un paio di volte, proprio perché volevo capire l'impostazione generale di questa delibera. E sinceramente quello che manca di fondo, anzi devo chiedere una scusa perché per problemi di lavoro io alla commissione non riesco a farci parte, avevo preparato una quarantina di slide dove volevo cercare di far capire come questa impostazione è fuori dallo spazio e dal tempo. Non so se lo sapete, ma la Regione Lombardia, con l'approvazione del CREG, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, che non so perché continuano a usare parole inglesi, ma vuol dire Chronic Related Group, cioè relazione fra i gruppi cronici, ha iniziato nel 2013 dei gruppi sperimentali, ma sarà il futuro della sanità, dove viene completamente ribaltata l'impostazione sanitaria e l'impostazione quindi sociale di assistenza alla sanità sulla differenza tra i cronici e gli acuti. Praticamente da una tabella molto interessante che è stata fatta nel 2012 quando sono stati fatti gli studi, le patologie acute di accesso all'ospedale sono pari al 54%, mentre le patologie croniche sono 27,5%. Ma attenzione, le patologie croniche hanno il costo totale del 70% sulla spesa sanitaria. Questo cosa vuol dire? Che la struttura ospedaliera e quindi la, adesso non sto a leggerla, ma se leggete i punti c'è scritto collaborazione con l'azienda ospedaliera possibile per arrivare il disagio dei cittadini, tutte queste cose qua non saranno più in essere perché ci sarà una scomposizione tra territorio e ospedale e centricità, tra la cronicità e l'acuto. Quindi questi gruppi verranno organizzati con quello che si chiama DRG, quindi la spesa media per ogni singola patologia che adesso viene applicata agli interventi ospedalieri, famosa legge 41 di Regione Lombardia sugli assetti sanitari, e viene riportata quindi sul territorio dove si faranno, sinceramente io non sono d'accordo, però le cose stanno così, dove si faranno dei costi medi gestionali delle patologie croniche. Quindi questi gruppi che compito avranno? Se arriva un cardiopatico, arriva un diabetico, arriva uno con una gastropatia cronica, metteteci dentro quello che volete, verrà quantificato un costo fisso annuo per ogni singola patologia e il gruppo CREG, che sarà una specie di struttura, quelle che hanno l'ex UTAP, le unità territoriali di assistenza primaria, dovranno stare dentro quei costi per la gestione. Perché dico tutto questo? Perché allora io mi chiedo, se siamo un consiglio di zona ed è vero che non abbiamo le idee su questi argomenti ed è verissimo, sarebbe curioso che in questa, durante la programmazione, nessuno avesse studiato un pochettino, magari avete studiato, non avete dovuto mettere per l'amor del cielo, non è questo il discorso, se era possibile iniziare un percorso, magari prima zona di Milano a farla, sugli studi territoriali di questa nuova impostazione. Io mi ricordo che ormai sono passati tanti anni, quando noi iniziamo con riguardo tanti anni fa i discorsi sulle settimane della salute, sulla prevenzione, che poi diventò la settimana della salute del Comune di Milano, ma tutto nacque qua in zona 9. Non so se riuscite a vederla, però comunque questo grafico spiega benissimo come le patologie acute crollano, sono quelle verdi, crollano vistosamente, mentre le patologie croniche che all'inizio non danno rimangono un costo alto ed elevato nel tempo. Ecco perché fare questi sportelli, fare queste cose, sì è vero, bellissimo, per l'amor del cielo, sì, tra l'altro faccio una piccola battuta, quando ho iniziato a leggere questa relazione mi sembrava di essere una spa, perché è possibile allevare il disagio dei cittadini, così, no? Però ti fanno i massaggini, ti danno il tuo massaggio. Il problema non è questo, è proprio che è cambiato proprio i piccoli ospedali, io questo invece sono d'accordo, non hanno più senso che esistano perché non hanno più le strutture per curare. La gente arriva, manca la macchina che deve essere portata. Allora tieni delle grosse eccellenze per fare gli acuti e i piccoli ospedali devono essere trasformati per quella che è un po' un dramma per tante famiglie, per le lungodegenze e per quei pazienti che hanno bisogno di patologie lunghe. Quindi abbiamo le patologie da lungodegenza, le patologie croniche autonome e le patologie acute di emergenza urgenza. Ecco, dentro questa cosa bisognava impostare, secondo me, uno studio territoriale. Tutto questo manca. Le cose sono tantissime, però ho cercato di essere abbastanza concreto
e abbastanza sintetico. Per quanto riguarda il resto invece un po' di polemica, ma non è neanche poi tanto polemica. Per quanto riguarda i ragazzi, qui c'è scritto, si parla di problema di tossicodipendenze, ma anche qui per esempio io avrei voluto che ci fosse scritto se la commissione dava battaglia o no alla liberalizzazione delle droghe. Non c'è nessuna, dire se siete d'accordo o meno, visto che quelle che ci sono a Roma vogliono liberalizzare spinelli, droghe leggere e cose del genere, se avete coraggio, perché non c'è scritta la linea in confronto di queste cose qua. Per quanto riguarda invece l'assistenza, sono andato a leggere le dichiarazioni di Pisapia su quanto riguardano i cosiddetti aiuti per la crisi, che possono arrivare, possono arrivare fino a 20.000 euro. Lì per esempio si parla che gli aiuti vanno anche alle coppie di fatto, vuole fare il registro gay, e per esempio anche questo manca completamente l'argomento dell'omosessualità, dei transgender, eccetera. Cosa che la sinistra sta portando avanti sia in comune sia a livello di Roma, però qui non se ne fa minimamente cenno. Quindi la trovo monca, fuori dal tempo e slegata da ogni futuro di questa, della realtà sanitaria della zona. Il mio voto giustamente sarà contrario. Presidente Ducci. Grazie. No, intervengo solo su un punto delle, linee programmatiche, perché le condivida tutte, ma mi sembra che rispetto a un lavoro fatto anche nel mandato precedente, che ha visto l'interessamento di questo Consiglio, di questa maggioranza, e volevo chiedere al Presidente della Commissione se è d'accordo, io presenterò anche un emendamento, di riprendere un po' il ragionamento che facemmo un po' di tempo fa sulla residenzialità, in quanto ci sono delle famiglie che hanno figli disabili che frequentano i centri di uno per disabili, che presentarono un progetto proprio sulla residenzialità, e come consigli di zona non solo abbiamo sostenuto e cercato di portare avanti, ma credo che proprio per questo interessamento che ancora oggi coinvolge queste famiglie, se il Presidente è d'accordo, io poi presento un emendamento dove chiedo che venga inserito un passaggio legato proprio a questo progetto. E la proposta, se poi verrà accettata, io è di inserirla dove c'è il disagio psicofisico e disabilità. La Commissione intende riprendere il percorso per i genitori che hanno figli con disabilità per approfondire il progetto legato alla residenzialità e quindi promuovere e sostenere, cioè, forse di tutto il resto. Quindi mi sentivo di proporre questo emendamento perché rafforzerebbe anche il progetto che può vedere, speriamo nel tempo, anche la sua fattibilità. Grazie. Sì, grazie Presidente. Noi come gruppo siamo molto favorevoli rispetto a queste linee programmatiche. Abbiamo apprezzato molto il fatto che il Presidente ha integrato praticamente ognuna delle, diciamo, delle sensibilità e delle proposte che sono arrivate dalla Commissione. Come spesso abbiamo avuto modo di dire come gruppo, le linee programmatiche sono un momento importante di questo consiglio, ma c'è anche da dire che rimangono un percorso e una traccia da seguire lungo il corso di un anno, che come abbiamo visto nell'anno scorso può sempre modificarsi, possono sempre arrivare progetti e iniziative di altissimo valore, ed è importante che le linee programmatiche rimangano una base da cui partire con progetti, come ben sapete, come abbiamo già avuto modo di dire in tutte le commissioni, in tutte le riunioni che ci sono state fino adesso, con una grande attenzione a fare in modo che soprattutto i fondi siano spesi in maniera mirata soprattutto su progetti più possibili e ampi, e che possano riguardare tutte i vari quartieri della nostra zona, che come sappiamo, come mi piace scherzare spesso con la mia vicina di banco, la capogruppo Melone,
spesso molte iniziative, forse un po' meno in questa commissione che in altre, si concentrano in alcuni quartieri delle nostre zone, forse perché il loro tessuto associativo è più stretto, però è importante che l'occhio dei presidenti, soprattutto forse quest'anno, sia aperto su tutti i quartieri della nostra zona, tanto più quelli che fino adesso sono stati un po' meno considerati. Un'ultima cosa, apprezziamo moltissimo il fatto che il Presidente abbia inserito la proposta delle priorità, perché secondo noi va proprio nella direzione giusta. La proposta delle priorità vuol dire proprio che all'interno di queste linee programmatiche, che necessariamente sono ampie, si trovano quei progetti che caratterizzano il lavoro della Commissione, che l'hanno caratterizzata in passato. E aggiungo solo una cosa a cui tengo molto, che ho avuto modo di dire in commissione, che mi piace ripetere anche qui in consiglio: le audizioni sono importanti e un'audizione, secondo me, non dico che è più importante delle altre perché non è così, ma la ritengo fondamentale, che è quella con il delegato delle politiche giovanili. L'ho detto in commissione, lo vedo con piacere qui, perché questo delegato c'è da parecchio tempo.